Era una calda serata di luglio e da una finestra posta su un ballatoio giungeva il vociare allegro di una cena tra amici. C'era Pinar Pinzuti di Bike Italia, rivista costantemente impegnata a promuovere l'uso della bicicletta. Paola Gianotti, la ultrabiker, che da sempre combatte per la sicurezza stradale per i ciclisti. E il sottoscritto, una specie di menestrello, cantastorie. Sembrava andare tutto liscio finché arrivò il marito di Pinar con una ferale notizia. Ragazzi, ha chiamato la Crocca. No, un'altra volta. Ancora, ancora. La Crocca. Ora, per motivi di sicurezza e privacy non ne posso fare il nome, ma questa importante personalità più di una volta ci aveva messo in difficoltà con richieste molto bizzarre. E anche in questa occasione aveva delle esigenze ben precise. Vuole da noi un'indicazione su un viaggio in bicicletta che sia lungo ma non noioso, avventuroso, impegnativo, bellissimo ma poco battuto, esotico ma non troppo lontano. Idee? Dopo qualche minuto di idee vaghe e confuse, fu Pinar a sbrogliare la matassa. Ma la Calabria? La Calabria! In effetti nessuno di noi ci aveva pensato, ma soprattutto nessuno di noi ne sapeva nulla, finché Pinar tirò fuori un opuscolo appena giunto nella redazione e che promuoveva la ciclovia dei parchi della Calabria. L'opuscolo sembrava sulla carta interessante, ma non si poteva certo rischiare col nostro personaggio. Ci voleva un esame più serio, più approfondito. E quindi dobbiamo andare a controllare in prima persona che sia tutto ok. Paola, in particolare vorrei che tu ti occupassi del tema della sicurezza stradale. È importante che non le succeda assolutamente niente e che il tracciato sia sotto controllo. Già che ci sei, magari metti uno dei tuoi cartelli, quelli rispetto al ciclista. Ok, capo. E anche perché se capita un incidente internazionale con questa, non ci passa più, eh. Esatto. Sergio, per favore, tu occupati della parte storica, naturalistica, culturale. In particolare attenzione al tema degli uccelli volatili, sai che lei col birdwatching è sensata. Ah, sei una fanatica. Sì. Mi porto anche Lorenzo Molinari che mi dà una mano? Non ci sono problemi. Perfetto, grazie. Pinar, io e te invece ci occupiamo degli aspetti enogastronomici. C'è sempre qualcuno che si occupa della parte migliore. E comunque, alla fine della cena avevamo un impegno importante. Allora, se non c'è niente in contrario, direi che partiamo domani mattina all'alba, ok? Domani non ci sono problemi. Domande? Io non ne ho. Beh, direi che ci possiamo finire le bottiglie di vino che rimangono. Sì, cioè, questo si può fare. Sì, alla Calabria, ragazzi. Alla Calabria. Tutto quello che riguarda la parte meramente tecnica, la scelta della bici, i bagagli, l'attrezzatura cinefoto, fa parte di una routine per tutti ormai consolidata, quasi automatica. Ma in aggiunta questa volta per ciascuno di noi c'era un compito da assolvere, la cui risultante sarebbe stato un report per la temibilissima Crocca, che in più di un'occasione ci aveva già messo in difficoltà. Sulla carta la ciclovia dei parchi è un'unione di strade, sentieri, piste ciclabili che disposti lungo il crinale dell'Appennino calabrese passa attraverso quattro parchi. Quello dell'Aspromonte, delle Serre, della Sila e quello del Pollino. Insomma, sono 545 chilometri molto nervosi, con 10.000 metri di dislivello, immersi in un'area protetta con un immenso patrimonio paesaggistico, culturale, storico, culinario, custodito con cura in luoghi ancora per larga parte selvaggi e incontaminati, o quantomeno. Questo è quanto sulla carta sembrerebbe offrire il percorso. La partenza dall'estremità sud della ciclovia trova il suo inizio presso la città di Reggio Calabria, adagiata sulle rive di quel lembo di mare che è lo stretto di Messina, al quale, quando ci si affaccia, sembra di poter toccare la Sicilia solo allungando un braccio. Ed è subito salita, lunga, dura, impegnativa, 25 km di pendenze anche in doppia cifra, per raggiungere e superare il cartello che fa da porta d'entrata al primo parco, quello della Spromonte. E giunti presso Tre Aie, a 1340 metri sul livello del mare, volgendo lo sguardo a occidente, ecco Sua Maestà, l'Etna. È quantomeno curiosa la denominazione Aspromonte, perché che ci si trovi in montagna non c'è dubbio. Ma che la zona sia aspra, beh, mi sento di dissentire. Si viaggia sempre nascosti e protetti da una serie di boschi che si susseguono quasi senza soluzione di continuità, con un ricco sottobosco di felci con un manto all'apparenza impenetrabile. E alla fine di ogni giornata è facile trovare un rifugio in grado di offrire ospitalità, letto e cibo. E se avete fortuna, come noi, anche quella di incontrare qualche cucciolo di capriolo che, abbandonato dalla mamma, è stato amorevolmente salvato dal gestore del rifugio e nutrito con biberon e latte di capra. Latte di capra, eh? Per vedere interrotta la sequenza di paesaggi incontaminati, di foreste rigogliose e selvagge che proteggono con la loro ombra la pedalata, occorre macinare più di 80 km. Fino all'uscita dal primo parco.
Fortunatamente di acqua se ne trovi in abbondanza, sia da bere che per rinfrescarsi. Ma se non ci si è portati dietro qualche cosa di commestibile, si può solo contare sulla fortuna di incontrare qualche baracchino di ambulanti che dispensa i prodotti locali. Mi sentirei di sconsigliare l'enduia se si vuol continuare a pedalare. Meglio magari qualcosa di altrettanto tipico, però più leggero, digeribile, tipo la frutta secca. Lungo la ciclovia, dal colmo di una nuova salita e allungando un po' il collo nelle giornate senza foschia, a occidente si vede il Tirreno. E girando gli occhi di 180 gradi, ecco che all'orizzonte, ma nemmeno troppo distante, appare Marionia. Insomma, è un po' il personale saluto del Parco dell'Aspromonte prima di entrare nel parco successivo della ciclovia, quello delle Serre, la cui porta d'entrata è il paese di Mongiana. Cos'era? Era la Paola Gianotti, ha rallentato un attimo per salutarci. Ah, ok. Carina Mongiana. Una volta poi era un centro di grande importanza per via delle ferriere borboniche. Da qui uscirono le rotaie per la prima ferrovia italiana, la Napoli-Portici. Adesso di quell'epoca è rimasta solo una bella fontana in bronzo. Infatti le ferriere caddero in disgrazia e furono abbandonate. E solo adesso, dopo un attento restauro, sono ancora visitabili. Ah, non dimentichiamoci della nostra amica Paola, l'ultra biker del gruppo, quella che colleziona primati da Guinness come io colleziono i magneti sul frigorifero. E che dedica la propria attenzione alla sicurezza stradale, seguendo il mantra «Stai lontano da me». No, non mi riferivo al molleggiato, ma a quello che gli automobilisti dovrebbero fare ogni qualvolta incontrino chi viaggia su due ruote. Comportamento che la stessa Paola mantiene, forse anche con troppo zelo, quando se ne presenta l'occasione. Determinata a fissare nei luoghi critici cartelli di monito preparati ad hoc e intesi a migliorare la sicurezza del percorso, ha la piacevolissima sorpresa di scoprire che alcuni comuni lungo la ciclovia vi hanno già provveduto. Ora, noi siamo qui in effetti per raccogliere la documentazione su tutto ciò che fa storia, cultura lungo la ciclovia della Calabria, ma a questo punto il viaggio diventerebbe infinito, anche solo limitandoci alle cose più interessanti l'elenco è lunghissimo. Va da sé che occorre fare una severa selezione, nella quale non può mancare la certosa di Serra San Bruno, risalente all'XI secolo e a pochi chilometri dall'omonimo paese. La certosa di Serra San Bruno. Ma sai che secondo me questa qua alla Crucca potrebbe piacere? Sì, ma solo una parte visitabile. Quella centrale è chiusa al pubblico ed è occupata dai 12 frati certosini rimanenti. Diciamo però che a mio parere spazio per giocare a calcetto ce l'hanno. Ora io spero che non me ne voglia San Bruno, il fondatore dell'Ordine dei Certosini, ma si sarebbe fatta ora di pranzo e il paese vicino di Serra San Bruno, che peraltro mantiene un suo particolare fascino, sembra un ottimo posto per gustare e documentare, come da capitolato, anche le tradizioni culinarie della regione. Bisognerà ricordare alla Crucca di non perdersi il cannolo calabrese, variante con i canditi di bergamotto della più celebre versione siciliana. Anche perché, lasciata Serra San Bruno, per arrivare a Monte Rosso Calabro c'è ancora da scirupparsi tanta salita e l'energia serve, serve come? Sono giorni che io e Lorenzo siamo indietro col nostro programma. Dobbiamo darci una mossa. Oh, bisogna cercare un po' di aviofauna per la Crucca. Dai, passami il bazooka. Ok, tieni. Vai. Ore 13. Cicogna nera. Ce l'ho, segno. Ore 15. Codi rosso. Sì, ce l'ho. Ore 4. Cardellino. Sì, oh. Il terzo parco da attraversare è quello della Sila, simbolo il lupo, meraviglioso animale che chissà perché anche nei film gode di cattiva reputazione. Ma c'è fatto caso che il simbolo del parco della Sila è il lupo? Ma non sarà vero? Non lo so, però qui c'è l'info point, andiamo a chiedere, buona idea. Buongiorno. Un'informazione, noi siamo qua nel parco in bicicletta, dobbiamo stare attenti al lupo, c'è qualche pericolo per caso? Assolutamente no,
il lupo è cattivo solo nelle favole. Quindi tutto a posto? Certamente, anzi, in bocca al lupo. In effetti ce lo vedo bene il lupo in queste montagne, che più che calabresi sembrano alpine, al punto che giunti a Villaggio Mancuso, la sensazione è quella di aver sconfinato nei pressi di St. Moritz. Passato Villaggio Mancuso, il parco della Sila riprende un aspetto più tradizionale. Dei tre parchi è quello più morbido, quello con l'orizzonte più aperto, che ti dà maggior respiro. Ma non c'è da farsi imbrogliare. Si è detto fin dall'inizio che il percorso è roba da duri, perché al di là delle apparenze, anche in mancanza di grandi salite, il dislivello di una giornata in bici sa essere impegnativo e si fa sentire. Per cui la regola è sempre la stessa, da segnare sul block notice: curare bene l'alimentazione. Hai qualcosa da mangiare? Ho delle barrette. Ce ne ho una al cioccolato e una alle nocciole. Quale preferisci? Al cioccolato. Ma che state facendo? Stiamo mangiando una cosa, abbiamo fame in bici. Ma qua è il lago Cicita. Ma qui siamo in Calabria. Grazie. La Calabria, che regione stupenda. Qui quando passi ti riconoscono come forisi, ovvero forestiero, sono capaci di offrirti di tutto, anche lungo la via. E poi hanno quel desiderio spontaneo, tipico delle regioni del sud della nostra penisola, di salutarti con allegria. E quando pedali per i lunghi tratti disabitati, puoi sempre fare affidamento sulla generosità della terra stessa. La nostra esplorazione sta andando per il meglio. Paolo e Pinar hanno quasi finito di raccogliere i loro dati. Paola, oltre a esplorare alcune deviazioni strettamente ciclabili e da tenere in considerazione, sta completando di buona lena tutto il percorso, tenendo un occhio vigile sul traffico stradale nei tratti che deve condividere con la ciclovia. Lavoretto piuttosto noioso, dire il vero. Qui non passa quasi mai nessuno, quindi tutto a posto. Solo io e Lorenzo saremmo, come al solito, un po' in ritardo sul nostro programma. Dobbiamo finire di documentare dei posti interessanti lungo la ciclovia. E il Parco dei Giganti della Sila è un luogo davvero da non perdere. Qui vivono degli immensi pini con 4 secoli di vita sul groppone e che sembrano fare il solletico alle nuvole dall'apice dei loro 45 metri d'altezza. Questi pini furono sfruttati nei secoli dai pastori, che estraevano dai tronchi una resina infiammabile simile alla pece. 58 alberi giganteschi che sembrano un colonnato di un tempio greco nascosto in un'area naturale protetta. E finalmente un percorso un po' pianeggiante, contornando le sponde del grande lago artificiale di Cecita. E quindi una bella pedalata sciolta prima di entrare nell'ultimo parco, quello del Pollino. Il Parco del Pollino è l'ultimo della ciclovia da attraversare. La porta d'entrata è a Morano Calabro, un minuscolo paesino presente fin dall'epoca romana, a partire dal secondo secolo avanti Cristo, con interessanti reperti storici e con un singolarissimo affaccio panoramico sull'ampia valle del fiume Coscile. E si sale ancora fino a passare la galleria dove nel secolo scorso appendevano le teste dei briganti, fino a quando sbuca dal nulla il paesino di Mormanno, che sembra aggrappato alla roccia come un geco. Le sue strade mantengono un sapore molto tradizionale che culmina con l'affaccio della settecentesca chiesa di Santa Maria del Colle. È mezzodì e per le vie del borgo forte odore di cibo. Sto facendo gamberetti e spaghetti oggi. Dimentichiamoci spaghetti e gamberetti, perché Paolo e Pinar sono qui col fondamentale compito di recensire il boconoto, il dolce tipico di Mormanno. Prendinota, questa è una tappa obbligatoria per la crucca e boconoto a Mormanno. Sì, però la mangio qua. Anche ai nocci non è male. Per il gran finale c'è la duplice opzione al primo bivio dopo Mormanno. E qui Paola sceglie l'ultima arrampicata fino al paesino di Laino Borgo, con sprint conclusivo sul piazzale della Chiesa del Santo Spirito, secolo XIV. Per noi comuni mortali, dopo una secca svolta a sinistra, la scelta è quella di impegnarsi sulla lunga discesa che, costeggiando il fiume Lao, che scorre sul fondo della valle, porta finalmente a rivedere il mare in località Scalea. I fuochi d'artificio al nostro arrivo mi sembrano eccessivi, però ci stanno. Ok. Birra fresca sulla spiaggia per noi.
Quanto a Paola, saputo che la regione installerà 600 cartelli di rispetto al ciclista, si riporta a casa suo, ma tornerà utile in altre occasioni. Sì, buongiorno segretario. Faccia sapere alla signora che abbiamo ultimato i rilievi e tutto risponde alle aspettative. Certo, finisco di compilare il report con le nostre osservazioni e gliele invio col corriere. D'accordo, grazie.